il livello della marea ha superato il metro, nuovi allagamenti in centro storico. Intanto il comune ha chiesto lo stato di calamità per il maltempo di questi giorni e stima i danni per qualche milione di euro. Sentiamo Anna Vitaliani. Acqua alta in laguna, in copertina finisce sempre Venezia, ma c'è un'altra città che ne soffre, è Chioggia, 50.000 abitanti. Qui il centro storico va regolarmente sott'acqua, i disagi sono tanti, si contano ancora i danni della marea eccezionale del 1° dicembre. A Chioggia ha raggiunto il 1,57 m. Le spiagge di Isola Verde e di Sottomarina sono state divorate dalla mareggiata. Il comune ha chiesto lo stato di calamità e stima danni per qualche milione di euro. L'auspicio è quello di poter finire le opere di salvaguardia nella città, dove è prevista appunto una salvaguardia all'altezza di 1,20-1,30 m, e poi finalmente la conclusione delle opere del MOSE. Io spero che il governo lo finanzi totalmente e che entro il 2012 queste opere siano finite. In attesa del MOSE, a Chioggia è in corso la realizzazione del cosiddetto Baby MOSE, due grandi paratie poste a chiusura del Vena, il principale canale della città, che verranno azionate anche quando la marea raggiunge quota 90 o 100 centimetri. L'infrastruttura, che dovrebbe essere pronta per il 2011, permetterebbe di restare sempre sotto il livello di guardia. Intanto sono quasi terminati i lavori di rialzamento delle rive di tutto il centro cittadino.